Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Focus Sanità. Questa sera ho l'onore e il piacere di conversare con il generale Massimiliano IV, comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, Ferrari Orsi di Caserta. Effettivamente, generale, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Ed è un piacere averla qui perché effettivamente i numeri che si sono registrati nelle ultime giornate hanno confermato un pochino anche il commento del sindaco Marino, come se fosse la Brigata Bersaglieri un fiore all'occhiello di Caserta. Cosa pensa a riguardo? Sicuramente siamo orgogliosi di queste valutazioni che sono state espresse dal nostro primo cittadino, ma soprattutto dai sentimenti che abbiamo raccolto da parte di tutta la cittadinanza. Stiamo facendo qualcosa di importante, lo stiamo facendo a favore dei cittadini casertani, in particolare e della provincia di Caserta, e questo ci rende molto orgogliosi. La Brigata Garibaldi, e lo dico con orgoglio di comandante, è un fiore all'occhiello dell'esercito italiano, questo ne avevamo già consapevolezza, ci sono tante professionalità importanti, ma questa attività che stiamo ponendo in essere al centro vaccinale ci dà ancora più fiducia dei nostri mezzi, delle nostre capacità e ci sprona a fare meglio per il futuro. Generale, lei prima, insomma, della diretta mi ha confermato di essere un vero e proprio casertano. Può determinare una sorta di excursus relativo anche al suo percorso, alla sua storia? Ma sono casertano perché i ricordi, gli affetti più cari sono qui nella mia città. Ho fatto tutte le scuole a Caserta prima di intraprendere la carriera militare che mi ha portato in tutte le parti d'Italia e del mondo. Ma fino all'età di 14 anni, 15 anni, fino a quando ho frequentato il secondo liceo scientifico qui al Diaz di Caserta, a Via Ceccano. I miei ricordi più belli sono a Caserta e in particolare nell'area di Parco Cerasole e Centurano. Poi la vita mi ha portato a girare tanto, a fare tantissima esperienza e il destino ha voluto riportarmi qui a Caserta al comando di un'unità di assoluto valore, con grandissima, come ho detto, grandissime capacità, grandissima professionalità. Gli uomini e le donne della Garibaldi sono una realtà importante e Caserta, e lo dico alla casertano, deve avere questo orgoglio di avere un'unità di assoluto valore, qui nella propria città. Generale, come effettivamente è nata la sinergia tra l'ASL di Caserta per l'hub vaccinale? Tutto è nato innanzitutto quando abbiamo istituito un centro per effettuare i tamponi nel mese di ottobre. L'abbiamo fatto chiaramente con il contributo dell'ASL di Caserta e lì è nata questa collaborazione importante dove le due organizzazioni hanno incominciato a lavorare in maniera molto sinergica, mettendo in campo le rispettive professionalità. Da quel piccolo passaggio, noi facevamo circa 200 tamponi al giorno, alla fine del mese di dicembre iniziava la campagna vaccinale in Italia, soprattutto per il personale sanitario, diciamo è emersa in sede di brigata l'idea di trasformare il centro per effettuare i tamponi in un centro vaccinale. L'idea è stata, ci siamo incontrati e devo dire, ci siamo subito voluti bene, ecco, e questa è stata una gran cosa. Tutti i casertani o comunque tutti di quest'area, fra Napoli e Caserta, nel rispetto reciproco, nella fiducia reciproca che si era venuta già a instaurare per la costituzione di questo centro per effettuare i tamponi, abbiamo poi sviluppato quest'idea, di costruire questo centro vaccinale. Noi, come Brigata Garibaldi, chiaramente mettendo a disposizione il sedime che si trova al centro della città di Caserta, ma non solo, la nostra organizzazione, le nostre procedure, la nostra disciplina, se mi è consentito, e invece l'ASL mettendo a disposizione i medici, gli infermieri, il personale amministrativo e devo dire hanno dato anche un grande contributo per la costruzione di un'area del centro vaccinale che è stata costruita in pochissimo tempo e ci ha permesso il 1° di marzo di aprire questo punto di vaccinazione che è un punto di vaccinazione dove si fanno tanti vaccini in una giornata
con tempi limitati di sosta e permanenza, quindi con sicuramente un basso impatto o sacrificio per la popolazione. Ha menzionato effettivamente il livello organizzativo. Quali sono state le tempistiche da questo punto di vista, partendo proprio dal principio, quindi da ottobre, e poi come è stato realizzato effettivamente l'hub? A ottobre abbiamo iniziato con i tamponi. L'idea è nata il 27 dicembre, lo ricordo molto bene. La prima riunione ci siamo visti l'8 di gennaio, da lì poi abbiamo rapidamente chiesto le dovute autorizzazioni. Il centro vaccinale è stato costruito in circa 20 giorni nel mese di febbraio, quindi stiamo parlando di una struttura prefabbricata, ma che doveva comunque avere tutte le linee sia elettriche sia i cablaggi per i sistemi informatici della gestione del centro, e il 1° di marzo abbiamo aperto l'hub. Quindi rapidità nei tempi e soprattutto efficacia di un'azione per offrire un servizio importante, perché bisogna procedere rapidamente per vaccinare il più presto tempo possibile la maggior parte dei cittadini. Da questo punto di vista la risposta dei cittadini è stata positiva ed immediata o c'è voluto un po' di tempo? No, i cittadini hanno risposto bene subito all'inizio, hanno compreso soprattutto una certa organizzazione, alcune nostre procedure. Certo, all'inizio ci sono stati sia anche da parte nostra tante questioni che abbiamo dovuto correggere di volta in volta, come giusto che sia, per migliorare sempre il servizio. I cittadini hanno risposto benissimo. Poi c'è stato un momento dove chiaramente le problematiche sui diversi vaccini hanno portato un rallentamento, ma non dovuto alla nostra organizzazione, ma semplicemente alla volontà dei cittadini di non volersi più vaccinare, o di non volersi vaccinare con determinati vaccini. Questa, devo dire, è stata superata. Questa cosa è stata superata. I numeri che stiamo facendo nelle ultime settimane sono di più di 3.200 vaccini al giorno. La fiducia si è ripresa, sono arrivati anche altre tipologie di vaccini. Ma se devo parlare di quella fase un po' di scetticismo, soprattutto nei confronti di un vaccino rispetto ad un altro, credo che soprattutto con l'iniziativa dell'AstraDay che c'è stata recentemente, questa è stata superata. La risposta della popolazione è stata forte, c'è tanta gente che si viene a vaccinare, si vuole vaccinare, e questo per noi è importante. Le caratteristiche, insomma, della brigata l'hanno vista sempre impegnata nel sociale, soprattutto durante la pandemia Covid. Quali sono state le motivazioni che hanno spinto la brigata a compiere determinate scelte? La brigata, voglio essere chiaro, la brigata nasce come un'unità militare che deve offrire un servizio che è quello essenzialmente di difendere il paese e comunque tutelare gli interessi internazionali anche al di là del territorio nazionale. È chiaro che però in momenti di difficoltà l'esercito italiano, le forze armate, l'esercito italiano offrono le loro capacità lì dove vi è una grande necessità. Sto parlando di alluvioni, sto parlando dei terremoti, e in questo caso c'è una guerra diversa, che è quella da combattere, che è quella della pandemia. E abbiamo offerto chiaramente le nostre capacità a 360 gradi, sia di carattere logistico, sia procedurale, sia organizzativo. Abbiamo fatto tanto. Il tutto nasce comunque dal desiderio che è insito in tutti noi, e parlo da comandante, ma sono sentimenti che provo io, ma provano sicuramente tutti i miei uomini e donne della Garibaldi, è quello di donare e servire il nostro paese. Servire il nostro paese e donare sono la stessa cosa, e questa forza, questa passione che esce dal nostro cuore più che dalle nostre menti è quello che ci spinge a fare sempre bene, a trovare anche delle iniziative che vanno anche un po' al di là di quello che è il nostro ruolo istituzionale. Abbiamo fatto un centro vaccinale, però ad esempio a Natale non avevamo l'opportunità di fare particolari iniziative perché eravamo tutti in casa, e abbiamo deciso ad esempio di fare una donazione alla Caritas. Ultimamente abbiamo fatto delle donazioni di sangue per i talassemici. Cioè il nostro impegno nel sociale va anche al di là di quello che abbiamo organizzato nel centro vaccinale o in altri punti
diciamo, dei punti dove facciamo tamponi o altri, perché lo sforzo non è solo su Caserta, è su tutta la Campania e anche in Calabria, la Brigata Garibaldi è molto ampia. Ma questa forza nasce da questo desiderio di servire, che è un po' il nostro... è il nostro cuore che parla, ecco, di servire e donare per essere una risorsa importante per il nostro paese. Toccante questo argomento, perché effettivamente anche io ho vissuto queste, sebbene insomma raccontate dalle parole di mio nonno, di miei genitori, insomma sento anche molto vicino questo sentimento, quindi è molto bello sentirlo dire dalla voce viva di qualcuno di così importante. Per quanto riguarda invece altri aspetti, quindi la professionalità, l'organizzazione, l'empatia per anziani o persone fragili, come sono stati gestiti dal punto di vista empatico queste situazioni? Allora, chiaramente c'è un momento di grande razionalità nell'organizzare un centro come quello che abbiamo realizzato a Caserta, che ripeto non è l'unico, è sicuramente il più grande, il più importante, quello che fa anche i numeri più grandi. C'è grande razionalità, noi abbiamo un metodo di lavoro che vogliamo anche esportare, un metodo di riferimento ed è un metodo organizzativo, procedurale. Noi analizziamo il problema, individuiamo quali sono le risorse che possiamo mettere a disposizione o che ci sono a disposizione, le allochiamo, poi organizziamo il tutto e poniamo grandissima attenzione quando poi passiamo alla fase condotta a costruire sempre, a controllare ogni passaggio per efficientare ogni elemento affinché ci sia sempre una maggiore efficienza del sistema e quindi in grado di dare maggiore efficacia al sistema stesso. Quindi grande razionalità di base. Poi però c'è, come tutte le cose, se devono ottenere dei risultati ci vuole il cuore e la passione. Su questo non ci sono dubbi e neanche noi militari siamo in questa, non veniamo meno a questa regola importante. E devo dire che c'è tanto cuore e tanta passione degli uomini e delle donne della Garibaldi che sanno di fare qualcosa di importante. Quindi l'empatia poi per determinate situazioni, in particolare per gli anziani, per i portatori di handicap o di chi vive situazioni molto particolari, soprattutto in momento di pandemia, non sono scritte, arrivano dal cuore e sono naturali. Proprio ieri ero al centro vaccinale e ho visto il mio responsabile del centro che aiutava naturalmente una signora un po' anziana che aveva problemi a deambulare ma che voleva continuare a camminare, se l'è presa sotto il braccio e gli ha fatto fare il percorso fino al centro vaccinale. Sono cose che nascono dal cuore, naturali, anche perché l'esercito, per quanto possa essere una forza armata con la sua tecnologia, fa dell'uomo il suo elemento principale, con le sue passioni, la sua forza, il suo cuore, e noi ne abbiamo tanto di cuore. Si sente anche dal modo in cui vengono raccontate determinate cose e devo dire che da questo punto di vista non è un orgoglio solo avere questa tipologia di servizio a Caserta, perché comunque si tratta di un servizio per tutti noi, però capire anche come possa essere fatto in maniera corretta, pulita ed empatica, quindi questa cosa è sicuramente completa. Abbiamo visto come in realtà lei, essendo casertano, sia orgoglioso di queste iniziative. Al di là della campagna vaccinale, ci sono altri aspetti che state curando al momento? Ma la brigata è impegnata innanzitutto per questa attività del Covid a 360 gradi, con la costituzione di questo centro vaccinale grande a Caserta, ne stiamo aprendo altri anche sempre nella provincia, ma ce ne sono già riaperti a Teano o comunque anche in Campania. Noi siamo la Brigata Garibaldi, è un'unità che ha le sue unità, è una grande unità che ha i suoi reggimenti, i suoi uomini sia in Campania che in Calabria, quindi siamo impegnati sia con tanti centri vaccinali, sia con tanti centri per effettuare i tamponi. Uh-huh. E ci dedichiamo a supportare anche la logistica per il trasporto dei vaccini dagli hub di riferimento verso i centri vaccinali, quindi da questo punto di vista a 360 gradi per quello che riguarda i vaccini e comunque la battaglia contro il Covid.
senza dimenticare che comunque siamo un'unità militare e la brigata è impegnata, sarà impegnata nel secondo semestre in tantissime operazioni al di fuori del territorio nazionale, che questo è il nostro primario compito, e quindi in questo momento, oltre a generare queste capacità per offrire un servizio al Paese, noi ci stiamo addestrando e approntando per andare a servire il nostro Paese al di fuori dei confini nazionali, e il secondo semestre del 2021 ci vedrà in prima linea come brigata di riferimento dell'esercito italiano al di fuori, appunto, nelle operazioni all'estero. Quanto effettivamente ha contato la velocità in questa tipologia di campagna vaccinale? Tutto, la velocità è tutto, e devo dirlo, noi siamo la brigata bersaglieri, noi siamo bersaglieri, quindi nel nostro DNA ci deve essere la velocità, ma io credo che i cittadini vogliano delle risposte, e noi come esercito dobbiamo essere concreti sempre e veloci. E quindi in questo lo spirito del bersagliere spinge forte, e la velocità ha contato, perché noi dobbiamo procedere molto rapidamente a vaccinare il maggior numero di persone. Questo è l'unico modo per poter uscire da questa pandemia, per poter uscire da questa situazione così difficile per il nostro paese. Non ci sono alternative. Un vaccino al giorno in più è per noi un motivo di orgoglio, e quindi noi lottiamo sempre contro il tempo, cerchiamo sempre, come ho detto prima, di efficientare la macchina per cercare di fare sempre più vaccini in una giornata. Quindi la velocità è un fattore importante che dobbiamo sempre considerare, e cerchiamo sempre di spingere molto e di accelerare sempre. Come si reagisce invece alle conseguenze inaspettate, ad esempio a qualche situazione che non si è riuscita a preventivare? Alle conseguenze inaspettate siamo bravi, non è per vanto. Ecco, una delle prerogative di noi militari è che noi abbiamo un piano, e poi abbiamo quello che chiamiamo dei piani di contingenza, cioè nel caso dovesse succedere qualcosa abbiamo sempre nel cassetto delle soluzioni per poter intervenire e far fronte all'esigenza improvvisa. È nel nostro DNA, è un nostro modus operandi, ed è un modus operandi che vogliamo anche esportare. Nella condotta delle operazioni, in questo caso anche nella condotta di un centro vaccinale, ci possono essere dei momenti di difficoltà, ci può essere il maltempo, certo. E c'è caduto un fulmine, sì, all'interno del centro vaccinale. La capacità è saper reagire velocemente con già dei piani preimpostati, che però poi devono essere adattati alle circostanze. In questo devo dire, anche grazie alla grandissima esperienza degli uomini della donna della Garibaldi, il nostro personale ha alle spalle tantissime missioni all'estero, gente capace, che sa quello che deve fare, e quindi sa adattarsi anche alle diverse circostanze e reagisce prontamente, rapidamente, con velocità. Sì, anche perché sono, insomma, situazioni che non si possono preventivare, e quindi bisogna impararle, come si dice oggi, on the field, quindi on the field, durante un tipo di esperienza che poi ti prepara a quello che potrebbe accadere. Per quanto riguarda invece la strutturazione proprio della vaccinazione in sé, all'arrivo dei pazienti, come funziona l'organizzazione? Noi abbiamo un'organizzazione che, come ho detto, ha le sue procedure e anche una certa disciplina, perché vogliamo offrire un servizio di grande velocità, ma anche di alta qualità. E quindi la prima cosa che avviene al nostro centro è verificare se una persona è prenotata, perché ci sono un tot di numero di vaccini già preimpostati, preparati per quella giornata, se quindi la persona è prenotata e se sta rispettando l'orario di convocazione. Questo è importante per evitare che si facciano le lunghe file, soprattutto su Via Laviano, e noi lo, sì, vogliamo evitare. Quindi c'è un primo screening iniziale, poi c'è un controllo all'accesso formale, si arriva nell'area dell'attendamento dove si controlla il consenso, e poi si passa, qua termina un po' il nostro lavoro, siamo coadiuvati in questo anche da tante associazioni di volontari. E poi entra l'area dove l'ASL, i dottori dell'ASL, gli infermieri dell'ASL chiaramente fanno il loro, c'è un momento dove
c'è il confronto con il dottore per l'esame anamnestico, dove vengono verificate tutte le patologie, eventuali patologie, e confermato o meno il vaccino di prenotazione, e successivamente l'accettazione, e poi si entra nel clou, nell'area dove gli infermieri fanno i vaccini, quindi ci sono tutto ben organizzato, lo devo dire, l'ASL ha organizzato tutta una serie di box con delle sedute dove in privato le persone si possono spogliare, e viene inoculato il vaccino e poi c'è il tempo di attesa che a seconda dei diversi pazienti può andare dai 20 minuti ai 30-35 minuti, quindi abbiamo una sala d'attesa adiacente e al termine di questo si può uscire. E il servizio che offriamo è un servizio sicuramente importante, si può venire a piedi, si può venire con la macchina, abbiamo circa 250 posti macchina, quindi è chiaro che se poi la velocità sì. Ci consente anche di far parcheggiare anche un gran numero di macchine, quindi siamo molto contenti. Comunque questi sono i passaggi essenziali con tempi di permanenza che al momento si attestano su intorno ai 35-40 minuti. Considerando che 20-30 devono essere spesi soltanto per l'attesa, sono dei risultati sicuramente delle quali siamo molto contenti. Assolutamente. Per quanto riguarda invece il post vaccino, dal punto di vista organizzativo, insomma, ha spiegato ampiamente come funziona. Una volta che è stato effettuato il vaccino, come ci si prepara effettivamente a magari tranquillizzare un paziente che si trova un po' spaventato, un po' spiazzato dalla situazione? Devo dire qua un ruolo importante lo fanno soprattutto i medici e gli infermieri. C'è una fase, anche durante l'esame anamnestico ho assistito a scene dove i medici erano molto convincenti nel tranquillizzare il paziente e rassicurarlo. Ma poi gli infermieri fanno un grandissimo lavoro in quel, perché è il momento proprio clou, nel momento in cui viene inoculato, ci sono dei momenti dove invece quello che vivo lo posso raccontare perché sono abbastanza presente al centro vaccinale, è una grandissima tranquillità, serenità, sorriso, e questo consente al personale di rilassarsi e di ricevere il vaccino, prepararsi bene, e poi comunque tutti i pazienti da noi hanno la certezza di essere comunque in un contesto dove ci sono tantissimi medici, tantissimi infermieri, c'è l'anestesista, l'ambulanza, quindi c'è una grandissima protezione per i cittadini che vengono lì. E si vede questa cosa perché si sentono poi rassicurati. Lo si vede dal sorriso con il quale loro lasciano il centro. Dal punto di vista personale e professionale, invece, vorrei farle una domanda diretta, e cioè come lei gestisce l'attività della brigata? Allora, diciamo che la brigata Garibaldi è una brigata molto importante, cioè abbiamo più di 5.000 uomini sparsi, ripeto, su due regioni, quindi viene svolta grazie chiaramente a tantissimi collaboratori che ho al mio fianco. Ecco, una cosa che voglio dire è noi siamo un noi, non c'è un unico, c'è un comandante sicuramente, ma c'è uno staff che mi supporta in questa attività e soprattutto tanti collaboratori, tanti uomini che sanno fare, sanno qual è il loro ruolo e sanno che cosa devono fare. Chiaramente è una questione molto abbastanza complessa, si deve muovere a 360 gradi, ricordandosi innanzitutto che il nostro compito primario è quello di approntarci e addestrarci per le missioni, come in questo momento, e comunque in questa precisa fase anche dedicare del tempo libero, ecco, diciamo così, al centro vaccinale o anche alla costituzione degli altri centri che stiamo ponendo in essere. La giornata è una giornata abbastanza intensa, inizia presto, però anche qui è un lavoro che ha una sua organizzazione, una sua disciplina e quindi mi consente di gestire a 360 gradi tantissime cose. È chiaro che la mia presenza a Caserta è importante, però io devo essere anche presente nelle altre aree dove, certo, di Salerno, Persano, Cosenza, dove ci sono altri uomini che fanno tantissimo. Quello che voglio dire adesso, c'è grandissima enfasi, la stiamo dando perché la brigata è qui a Caserta, ma tantissime iniziative sono state prese al di là di quello che poi è il nostro compito principale, anche a Salerno, nella zona di Persano, a Cosenza e nell'area di Castrovillari. Quindi
siamo a 360 gradi, siamo presenti anche a Napoli, sì, al Frullone o in altre realtà, quindi siamo ben inseriti nel territorio. Il comandante si impegna tanto, ma è ben supportato dai suoi uomini, ecco, diciamo così. È l'idea proprio del noi che credo colpisca un po' tutti, perché di solito, insomma, quando si pensa all'arma si pensa sempre ad una famiglia, e credo che questo sia un concetto che poi anche lei sta riportando qui. Non esiste un'unica persona, ma esiste un gruppo di persone che lavora a favore degli altri. L'11 e il 12 maggio ci sono stati i cosiddetti Astra Day. Sì. Come sono stati organizzati e perché si è deciso di procedere con questa iniziativa? Ma l'idea è nata chiaramente dall'ASL di Caserta, che alla lead in questa attività avevano fatto un'attività nell'hub di Marcianise. Noi però, sempre con questa sinergia che si è creata, avevamo qualche idea da mettere sul piatto. Innanzitutto volevamo avere chiarezza anche nella comunicazione, volevamo dire che non era un open day ma era un Astra Day, in maniera tale che tutti i cittadini, sì, sapessero che il vaccino da fare era l'AstraZeneca. Questo per avere meno dubbi proprio già dal momento in cui uno si prenota. E poi abbiamo deciso di organizzare un'attività con una prenotazione di base, non quindi chi si presenta fa il vaccino, perché avrebbe creato tantissima confusione e anche problemi di ordine pubblico, a mio avviso, nella zona di Via Aviano. E quindi è nata, e questa è nata a noi, l'idea, sposata poi dall'ASL che l'ha messa in campo, quella di fare un'attività di prenotazione a monte per un tot numero di persone. I primi che si sono prenotati sono venuti a vaccinarsi. Devo dire che dalle esperienze che abbiamo avuto della giornata, o meglio di una giornata un po' più lunga, perché poi alla fine è durata nel complesso quasi poco più di 41 ore, oltre ai numeri importanti, in 41 ore abbiamo vaccinato più di 8.300 persone, in 24 ore siamo andati oltre le 4.300 persone vaccinate, ma a prescindere da questi numeri, quello che abbiamo visto è stato innanzitutto una grande risposta dei giovani, sì, che hanno dato un chiaro segnale di voler ripartire, rinascere, ricominciare. E abbiamo poi compreso anche che sempre questi giovani hanno fatto anche un po' da traino per superare quel certo scetticismo che c'era e probabilmente ancora c'è nei confronti del vaccino AstraZeneca. Un'iniziativa che noi siamo contenti di come sono andate le cose sicuramente, ma siamo contenti per i cittadini perché abbiamo vaccinato tanto, e un'iniziativa che sicuramente ripeteremo nella giornata di martedì prossimo con dei numeri che speriamo essere ancora più importanti. Contiamo di fare circa 6.000 vaccini in 24 ore, quindi con una media di 250 vaccini ora. Sono numeri importanti, ma una cosa che abbiamo imparato, ad esempio, è che quando la gente si prenota e già sa che vaccino deve fare, le velocità al centro, sì, sono molto molto più elevate. È stato effettivamente molto, molto importante vedere come i giovani hanno risposto in maniera distinta. Devo dire la verità, non me lo sarei aspettato. Un po' perché i giovani, soprattutto nell'ultimo periodo, stanno sviluppando una serie di atti di ribellione nei confronti di queste chiusure. E invece hanno dimostrato di essere molto maturi. Al di là, insomma, del vaccino in sé e le polemiche che ci sono state, ho visto anche in maniera personale, insomma, come i giovani abbiano trascinato anche altri membri della famiglia. E questa cosa è stata fondamentale. Hanno trascinato membri della famiglia, hanno trascinato amici, sì, ma sono convinto che sono stati in grado, con i loro atti, con la loro azione, con la loro forza, con questa voglia di rinascita, di trascinare per il futuro anche altre persone nei prossimi giorni e a spingerli a vaccinarsi. Ecco, una volta tanto i giovani hanno insegnato qualcosa ai più anziani, se mi è permesso di dirlo. Io mi sento giovane, però chiaramente l'età anagrafica procede. È stata una bellissima risposta e posso dirlo, ho visto in loro la forza di voler uscire da questa crisi in maniera concreta, senza fronzoli. Lo vedevo da come si mettevano in fila, da come attendevano il loro turno in maniera disciplinata, devo dire grandissima convinzione, e questo ci ha fatto grandissimo piacere a tutti noi. Sì.
Sì, anche perché effettivamente, insomma, rispettare la fila è un concetto un po' astratto, soprattutto in epoca moderna. Da noi in ambiente militare viene abbastanza più facile comprenderlo e devo dire è più naturale, anche perché siamo abbastanza, come posso dire, impostati in questo e credo che non si sentiva una soggezione, però è venuto naturale, ecco, la questione. Sì, anche perché paragonando magari ad altri open day che ci sono stati in tutta Italia, forse l'organizzazione di partenza, essendo diversa, ha anche spinto i giovani a comportarsi in maniera più matura e credo che questo sia molto legato al concetto proprio di ordine. Ha menzionato che martedì, quindi domani, ci sarà un nuovo Astra Day. Quali sono gli obiettivi che volete raggiungere? Ma sicuramente quello di vaccinare tante persone. Questo è l'obiettivo principale, perché più siamo vaccinati e prima ci vacciniamo, prima usciamo dalla crisi. Ci siamo organizzati, abbiamo imparato dal primo Astra Day, abbiamo compreso che potevamo fare meglio ancora, perché i tempi di permanenza sono molto più bassi rispetto alla tipologia agli altri giorni di vaccinazione. E quindi ci siamo organizzati per fare tanti vaccini, per portare il centro a fare 250 vaccini in un'ora per 24 ore. Quindi il target è, come ho detto, 6.000 vaccini nell'arco delle 24 ore, che è un target di assoluto valore. E quindi siamo pronti, domani sarà una sfida per noi, ma contiamo di dare un'altra volta una grande risposta per offrire un servizio importante ai nostri cittadini. Generale, per concludere, soprattutto per chi ci ascolta, che appello sente di lanciare a giovani, anziani, adulti, chiunque sia? Allora, l'appello che mi sento di lanciare nella fattispecie in questo momento di crisi è di non esitare a procedere a fare l'attività, a vaccinarsi. Non esitare in nessun modo, perché non esistono altre soluzioni se non andare a vaccinarsi e farlo nei tempi previsti secondo delle priorità che sono state stabilite. Il secondo appello è un appello più a carattere generale. Ci sono dei momenti di difficoltà e momenti di crisi, come in tutte le organizzazioni, come in tutte le nazioni. Noi dobbiamo ripartire con concretezza per cercare di migliorare il nostro paese. Dobbiamo lasciare da parte a volte le discussioni, lasciare da parte i personalismi, gli individualismi. La risposta data da Caserta, e di questo ne sono orgoglioso, la risposta data dall'ASL e dalla Brigata Garibaldi, la risposta data da uomini e donne che sono comunque di questo territorio, perché siamo tutti di questo territorio, siamo tutti di queste zone, è una risposta forte di grandissima collaborazione, e quindi il segnale è da soli non si va da nessuna parte, che mettendo in campo le forze e remando tutti nella stessa direzione, gli obiettivi si raggiungono. E anche noi in questo territorio, a volte così un po' maltrattato, siamo in grado di esprimere delle grandissime eccellenze, e questa è la grande dimostrazione. Quindi il messaggio che voglio lasciare è siate orgogliosi di quello che siete, ma cercate sempre di lavorare e collaborare insieme nel rispetto dei reciproci ruoli. Alla fine, se uno ha la voglia, la passione, il cuore, gli obiettivi si raggiungono, e bene. È un invito, credo, che tutti potranno accogliere, e soprattutto, insomma, sentirsi casertani in questo caso è un volere di tante persone, almeno questo è quello che si sente anche semplicemente camminando per strada, si sente l'orgoglio e si sente anche la volontà di voler andare oltre. Quindi, generale, io la ringrazio davvero tanto. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori. È stato un piacere e un onore, lo ripeto, perché insomma la storia parla da sé e il suo nome, insomma, ha permesso anche di migliorare un pochino quelli che sono anche gli standard che ci eravamo posti in questa pandemia. Quindi grazie davvero. Grazie a voi, ma faccio una precisazione, sono io, ma soprattutto i miei uomini e le mie donne, tutti insieme per un solo obiettivo. Grazie. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui a Focus Sanità. Arrivederci.